Ragazzi, buongiorno, sono le 9 di mattina, quindi video prima del solito e dato che sono un po' di giorni che ho avuto un po' di problemi personali, nel senso relazioni, robe varie, sono dei momenti in cui ero abbastanza incazzato, poi sono una persona molto, molto gelosa io, un po' su cui devo lavorare e quindi niente, ovviamente cosa succede che ti fai scenari nella testa, non riesci a distogliere l'attenzione, ma ci sta, è un periodo un po' così, passerà. Ci sto già lavorando, provo a darvi un po' un consiglio, un qualcosa che fondamentalmente mi aiuta immediatamente a sentirmi molto meglio. E appunto è un'abitudine che avevo già inserito in passato, non l'ho mai seguita, ma proprio in questo periodo ho capito l'importanza. Ed è l'importanza dello scrivere, cioè lo scrivere i propri pensieri. Perché ogni tanto quello che facciamo è avere dei pensieri in testa e continuare a pensare questo, pensare l'altro, e andare a sinistra, a destra, questo scenario, e se succede questo, e qua e là, e su e giù. E quindi il problema cos'è? Che magari possono essere anche solo tre pensieri, però se noi continuiamo a mandarci avanti e indietro centinaia di volte nella testa, ci sembra un qualcosa di talmente pesante che diventeremo appunto stressati. E secondo me lo stress è una di quelle situazioni che dobbiamo assolutamente evitare. Poi incazzati, e soprattutto sentiamo di non avere il controllo. Quindi quello che consiglio di fare è appunto iniziare a scrivere. Scrivere i nostri pensieri, quello che stiamo pensando, e a quel punto avremo molta più chiarezza mentale, saremo in grado di pensare molto più tranquillamente, molto più chiaramente, avere la situazione davanti agli occhi, perché la stiamo togliendo dalla nostra testa e la stiamo mettendo su un foglio. Infatti oggi ho in programma di farvi capire, dato che è un momento un po' così, ho in programma di mettermi lì, farò un po' di meditazione, scrivere. E altre due cose sono due decisioni che dovete prendere. Sono difficili da prendere come decisioni, però dovete lavorarci. Una è la decisione di smetterla di incazzarvi per cose che non potete controllare, perché è inutile, una perdita di tempo, e lo sapete benissimo. E la terza decisione che dovete prendere, la terza cosa che dovete capire più che altro, è il fatto che voi potete veramente fare qualsiasi cosa, le cose più giuste del mondo, ma ci saranno cose che non andranno nel verso corrente, ci saranno persone che non vi tratteranno nella maniera giusta che dovete essere trattati. La cosa da fare in questi casi è quella di una metafora che ho sentito, il fatto che voi potete prendere una macchina, andare fuori, seguire il limite della velocità, stare alla velocità giusta, fare tutto ciò che è necessario, guardare i semafori, tutto, ma potete beccare dall'altra parte una persona che è ubriaca e schiantare contro di voi. Quindi cosa fate? Evitate di andare in macchina, non guidate più, non vi muovete più di casa? No, continuate a farlo, avete fiducia in quello che fate, lo fate bene, poi succede qualcosa, può sempre succedere, non dipende da voi, quindi è sempre collegato al secondo discorso, smettete di incazzarvi per cose che non potete controllare. Provate veramente ogni tanto a scrivere quello che pensate, è sicuro che fa la differenza, ma anche solo quando iniziate ad essere un po' nervosi, c'è anche un altro trucco che utilizzavo, è quello di quando si inizia a avere delle cose in testa, dire cazzo quante cose ho da fare, lo scriverle, scrivere queste cose mi dà molta più pace, dice guarda, non sono migliaia di cose, ma sono 12 cose, che sono tante, però almeno adesso le ho davanti, posso iniziare una ad una a farle. Ragazzi, vi auguro tante belle cose, statevi bene, passate una grandiosa giornata, ciao!